Sempre per il comparto digital passiamo all'eccellenza dell'anno, innovazione, digitalizzazione aziendale. Il premio va a Net Value. Per le puntuali e affidabili attività di consulenza e supporto al management aziendale strategico, per la costante attenzione e ricerca dell'innovazione aziendale, per essere un partner con una forte expertise nella capacità di gestione e sviluppo di network strategici di imprese. Collegamento Brilli Massimiliano, socio membro del CDA e consulente senior di NetValue. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. Beh, anche nella motivazione che ho appena letto, insomma, ritroviamo delle parole chiave, a parte sviluppo di network strategici, forte expertise, innovazione aziendale. Partiamo da qui per commentare questo riconoscimento e per commentare soprattutto lo sguardo, il vostro sguardo al futuro. Molto bene, intanto mi faccio partire con un ringraziamento alle Fonti Awards per questo riconoscimento e un ringraziamento ai miei soci Antonio Biagetti e Silvia Piccioni e a tutti i collaboratori di NetValue, nonché ai nostri partner e clienti che ci hanno permesso di arrivare fino a qui. Diciamo che le parole che diceva prima lei mi vengono naturali, ricondurle diciamo alla nostra genesi. Quando nel 2007 qui a Perugia siamo nati come spin-off universitario, quindi come una società di consulenza nata con l'obiettivo di far crescere il valore delle imprese e la loro competitività. E di farlo come? Facendo perno su due elementi chiavi, innovazione e managerialità. E diciamo che le medie imprese italiane hanno enormi potenzialità che, se accompagnate da una gestione manageriale, tendono a esprimersi meglio creando crescita di valore. E noi, per portare managerialità alle imprese, pur partendo da modelli un po' complicati come le balance scorecard, abbiamo messo a punto strumenti informatici molto semplici per la gestione del business e li abbiamo applicati come mezzo per la nostra consulenza per metterci a fianco dell'imprenditore e del suo staff direzionale. E in questo modo abbiamo accompagnato le aziende nel trasformare i loro dati in informazioni di processo, la gestione dei loro numeri in gestione dei risultati aziendali, economici e finanziari, la misura di ciò che avveniva nel passato in pianificazione di ciò che doveva accadere nel futuro. Quando abbiamo avuto l'occasione, il piacere di vedere aziende che, chiaramente per merito proprio, ma anche con il nostro contributo, hanno raddoppiato il loro fatturato o sono salite ai vertici del proprio settore per marginalità, beh, in quel momento abbiamo pensato di aver conseguito una parte di questi obiettivi della nostra consulenza. Il secondo perno della nostra vision, come detto, l'innovazione e ancora meglio la gestione dell'innovazione, che per NetValue significa fare in modo che l'impresa, che è una grandissima fucina di idee nuove, possa trasformare queste idee in progetti, in insiemi di attività dimensionate nelle risorse, nel tempo, economicamente e finanziariamente. E in altri termini, a nostro avviso, si tratta di trasformare l'innovazione aziendale in veri asset intangibili del bilancio aziendale. Ed è con questa visione che abbiamo accompagnato le aziende a ripensare il proprio business, introducendo nuovi prodotti, a ripensare i propri modelli produttivi e di gestione, con investimenti innovativi nel valutare il reddito prodotto dagli asset intangibili, come ad esempio nel caso dei brevetti e marchi con la normativa patent. Certo. E qui diciamo che a questo punto arriviamo ai punti che diceva lei, perché quando si parla di crescita aziendale si parla di crescita dall'interno, ma si parla di crescita anche dall'esterno, e quando si dice questo si pensa subito alle fusioni e alle acquisizioni. Noi diciamo abbiamo toccato anche questi temi, ma noi fin dal 2007 abbiamo pensato anche ad altro, ovvero alle reti stabili di imprese. Un modo per mantenere l'identità delle singole imprese e allo stesso tempo di collaborare per crescere. E come NetValue diciamo che siamo stati un po' visionari e anche fortunati probabilmente nell'ideare, sviluppare, partecipare e entrare nella gestione di progetti di rete che hanno permesso ai nostri partner di crescere sul mercato e nello sviluppo. Due esempi su tutti, il gruppo poligrafico Tiberino SRL piuttosto che Sanitanet SRL sono due testimonianze di progetti di rete che ci hanno permesso come NetValue di
partecipare a progetti di impresa e di vivere esperienze uniche nel loro genere, certamente anche replicabili, ma non senza uno sforzo progettuale importante fondato su competenze ed esperienze. Certo, beh, insomma, anche perché mi verrebbe da dire, lei prima ha detto siamo stati visionari, abbiamo avuto anche fortuna, beh, però io penso che senza la fortuna è vero, non si fa nulla, ma senza abilità si fa ancora meno, quindi chiaramente ci deve essere una combinazione di entrambe, quindi questo è fondamentale. Senta, le posso fare una domanda, come dire, un po' provocatoria, ma insomma so già cosa mi risponderà, però è importante fargliela. Quando le aziende in questo periodo sentono la parola investimento, che cosa pensano? Se possiamo fare, come dire, una sorta di statistica rispetto all'approccio, no, che le aziende hanno verso gli investimenti in questo momento complicato. Diciamo che se pensiamo a questo momento complicato, diciamo che anche noi l'abbiamo vissuto in maniera molto intensa, perché tutta la nostra attività di affiancamento alle imprese, di accompagnamento nella loro pianificazione, chiamiamola ordinaria e strategica, è diventata poi confronto e pianificazione dell'emergenza e soprattutto poi del che cosa accadrà. Ecco, nel che cosa accadrà, superata questa prima fase, evidentemente di assestamento, nel capire che cosa sarebbe accaduto, io le posso dire che stiamo accompagnando imprese in investimenti in questo momento, deliberati in questo momento. Per cui la nostra convinzione è una visione un po' ottimistica che ci ha sempre accompagnato, ma trattando le tematiche che le ho detto non potrebbe essere diversamente. Siamo piuttosto convinti che, come in tutte le situazioni di crisi, si generano nuove opportunità se si è pronti al cambiamento, se si è pronti a gestire l'innovazione. Per cui, per rispondere alla sua domanda, oggi le imprese con cui parliamo noi, quando parliamo di investimenti, pensano a un futuro e pensano alla capacità di poter gestire il loro futuro, perché comunque c'è la convinzione che questa fase sicuramente passerà, e passerà con una crescita e quindi con un rafforzamento del sistema delle imprese che, se sono abituate a fare innovazione, non hanno timori di affrontare anche momenti come questi, chiaramente molto inaspettati rispetto a quelli del 2009, tanto per fare. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Allora, io direi che è il modo migliore per concludere questo collegamento. Le rinnovo ancora i complimenti da parte di tutte le fonti per questo premio, questo riconoscimento, e a presto. E noi vi ringraziamo nuovamente, buona serata e a presto. Grazie, grazie a Massimiliano Brilli. Noi andiamo in pubblicità, tra poco apriamo un'altra categoria, quella dei servizi. Restate con noi.